applaudono anche i tifosi della Fiorentina perché hanno assistito a un'eccellente prova della loro squadra. La Fiorentina esce sconfitta 2-1 sul campo dell'Inter, decisamente la miglior Inter della stagione, migliore anche di quella che aveva vinto 3 gare su 3 in trasferta. Questa è una vittoria pesantissima che forse cambia gli scenari dell'Inter. Juan Jesus, ormai giocatore di rivelazione, non più oggetto misterioso con Massimiliano Nebuloni. Sì, gli chiedo subito, Maurizio, se a tratti, soprattutto nel primo tempo, si è vista la migliore Inter della stagione finora. Sì, l'Inter dovrebbe giocare così, l'Inter grande, grande in San Siro, così che vogliamo l'Inter. Adesso bisognerà avere continuità, visto che finora insomma l'Inter ha viaggiato a corrente alternata. Innanzitutto avete vinto a San Siro, vi siete tolti un blocco psicologico? Sì, mancava questo, vincere dentro di San Siro. Complimenti a tutte le squadre che ha lottato sempre, sono contento di giocare, aiutare sempre l'Inter, è così che deve essere lì. Sempre meglio con la difesa 3, no? Ah, meglio come mister vuole, no, come mister vuoi. Tu ti trovi meglio comunque. Sì, sì, come vuoi, lui allena, dobbiamo crescere il campionato, il scudetto, adesso siamo 12 punti. Ci credi? Sì, adesso crescemo sempre. Ultima cosa, domenica c'è il derby, emozionato per il tuo primo derby di Milano? Sì, spero di giocare prima, se giocare sono contento, è un derby grandissimo del mondo, sono felice. Grazie Juan Jesus, Maurizio. Complimenti a Juan Jesus, complimenti all'Inter, ma complimenti anche a una grande Fiorentina, splendida realtà del nostro calcio. Ma direi che la partita di questa sera dice che la Fiorentina è una grande realtà e che per le zone alte della classifica c'è anche l'Inter. Questo è lo score, noi ci fermiamo, ma tra poco il post partita da studio con tanti collegamenti dagli spogliatoi di San Siro.